L'appuntamento stagionale con Dopo il Caffè, con noi i precedenti ospiti della serata. Chi sono? Beppe Sannini, ma chi sono? Sono nessuno. Allenatore del Siena per questa stagione. Allora, che squadra è questa Siena? Sì, lo sa. È una squadra che deve cominciare un campionato difficile. E noi andiamo a Catania e vediamo che punto siamo e cosa c'è da fare. Sicuramente si va a iniziare un campionato difficile sapendo che c'è da soffrire. Dobbiamo giocare contro una squadra che sicuramente ha i nostri stessi obiettivi. Sono due squadre che devono sicuramente contrapporsi con una grande determinazione, sapendo che anche con il caldo, se vuole tre, un ambiente difficile, però se vogliamo iniziare un anno in modo secondo me positivo, bisogna andare giù con la mentalità di portare a casa un risultato in qualsiasi modo, per portare a casa un risultato. Che squadra è stata allestita? Benedetti e San Giovanni. Una squadra che pensiamo possa dare soddisfazione al pubblico, alla città, una squadra che sicuramente dopo la gara dell'anno scorso vuol dire sulle aree di entusiasmo, ma sicuramente, come ho detto anche a loro, dimenticare in fretta. E più che pensare l'anno scorso, pensare 2 anni fa, perché la retrocessione di 2 anni fa secondo me deve essere proprio lo stimolo a non sbagliare più, non ripetere questi stessi errori. Dopo 2 mesi che impressione si è fatto di Siena e di Sinistra? Sicuramente quando ci sono queste serate è tutto bello, però io penso sempre che per essere terra a terra è crudo. Le città sono belle se il lavoro va bene. Questo è la base di tutto, anche se sia una città bellissima, una città storica, una città che mi ha fatto vivere anche il pari di persone dal vivo, e spero di poterla vivere insieme al lavoro in modo positivo. Uscendo dall'argomento calcio, mister Sannino, Giuseppe Sannino, nella vita che è padre di famiglia, cosa? Sposato? Ma guarda, allora sono un papà felice, ma una persona come voi. Io stasera sono qui. Penso di non essere non voglio neanche essere il personaggio, l'allenatore, voglio essere la persona che può scambiare 4 chiacchiere con voi, parlare di calcio, parlare di altre cose. La vita non è fatta soltanto di allenatori e tifosi, è fatta di persone che vivono la giornata quotidiana in tanti modi. C'è chi si alza presto al mattino, che ha la fortuna, come vive nel nostro mondo, un po' dorato, vive in un modo diverso. Però siccome ho imparato che mentre si sale ci si dimentica in fretta di quello che si è stato, io riesco a dimenticare e sapere che sono sempre persone che devono lavorare. Lei dice di vivere la giornata e di pensare sempre alla cosa prossima. Stasera ha fatto serata bellissima, domani sera dove andare. No. Hai detto serata, non farti sentire. Diciamo che abbiamo passato una bella serata conoscendo io voi, che so che siete un club di vecchia data. Fedelissimi vuol dire che amate la vostra squadra, per me è importante, e poi mi fa piacere ogni tanto passare una serata un po' diversa, invece sta sempre davanti alla televisione, almeno in questo momento, oppure così passeggiare con qualche amico, stare anche insieme a voi che siete. Poi penso l'anima di questa squadra, perché i tifosi alla fine sono sempre quelli che restano, noi siamo porti anche di passaggio. E quindi ci dà un po' di soddisfazione. Certamente. A livello di gruppo, parlando non solo di calcio, che gruppo ha trovato, che ragazzi ha trovato, se li aspettava così? Bisogna vedere i gruppi cosa vuol dire. Io prima parlavo con alcuni di voi, per me il gruppo non vuol dire stiamo bene insieme, andiamo a mangiare, facciamo la pizza. Il gruppo vuol dire sapere anche che nei momenti difficili ci si guarda negli occhi, ci si manda anche a quel paese, ma perché abbiamo un obiettivo in comune importante, sapendo che rappresentiamo una città, rappresentiamo delle persone che ci mettono di capitale dentro, e a volte per raggiungere gli obiettivi non bisogna essere bravi ragazzi soltanto. Bisogna essere anche delle persone che sanno nel momento giusto essere degli uomini, sapendo che c'è da scontrarsi a volte anche con la realtà. Questo vuol dire essere vivo. Qualche personaggio a Siena ormai di saputo che nel gruppo c'è Troianiello, si è distinto in tante circostanze. La prima volta che ha parlato di Troianiello, cosa ha pensato? Troianiello lo conoscevo perché ho giocato contro un C, un ragazzo splendido, un ragazzo sano, pulito, un ragazzo che fa parte della rosa del Liga Siena, speriamo che ci possa dare soddisfazioni anche come nella vita di tutti i giorni e anche in campo. Più facile parlare con Troianiello o con Berkic?
Ma a volte non bisogna parlare, a volte anche gli sguardi sono meglio delle parole. Convirti, secondo me, è un ragazzo straordinario e sicuramente farà bene sempre. Questa è la speranza di tutti. Un'altra domanda, lei ha promosso un giocatore e l'ha portato via con tanta... Usate le spalle. Con tanta voglia, ma purtroppo non l'abbiamo visto. Grossi, che giocatore è? Grossi è un ragazzo che ha fatto da trafila a C2. L'anno scorso si è fatto il crociato e poi ha fatto prima parte con il Milan facendo un grandissimo finale di stagione. È arrivato da noi, ha fatto bene contro, ha fatto bene il ritiro contro il Palermo, poi ha avuto questo infortunio. Spero che si possa rimettere come tutti gli infortunati, anche Belmonte che l'ho potuto vedere poco, e lo stesso Contini quando è arrivato. Però io sono sempre del parere che è giusto ricordare chi non c'è per gli infortuni, ma secondo me è giusto parlare di chi va in campo, che poi sono chi va in campo sono i migliori, secondo me. Infortunati, mi dispiace che sono infortunati, squalifica, mi spiace, ma difficilmente mi sentirete parlare di chi non c'è, parlo sempre di chi c'è. Una rosa sicuramente abbondante, ci sono tutti gli ingredienti per calzare. È una rosa molto abbondante e questo a volte mi mette anche in difficoltà, perché vorrei che tutti fossero gratificati alla convocazione almeno, però sapevano anche loro che era una cosa abbastanza ampia. Dovrò fare delle scelte, speriamo che siano sempre scelte dettate da quello che vedo sul campo e che anche a voi vi faccia riflettere se ogni tanto qualche nome sta fuori. Io un appunto per salvarti. Sicuramente una magliettina a mezze mani, infatti non mi ha voluto in panchina l'abbigliamento. Giacca, vestito sempre. Sì, parliamo però, con le dette mani. Però stiamo a sentire Orlando. Dove sei? Claudio! Dove andai? Ho mandato un appunto, ma basta pantaloncini corti. Ma fammi fare una divisa che non è invernale. Ma fatto quella invernale, dai. Su. No, perché è nera, mister. Eh? Perché è nera. No, sicuramente. È quattro stagioni. Sicuramente, vuoi vedermi giacca e cravatta? No. E va un po' indietro. Sei in con le veste. Sì? Sì, sì. Ma anche in C2. No, quello sicuramente. Sempre. L'importante è essere se stessi sempre. Quello sì. Io ho visto il suo curriculum, lei ultimamente ha sempre vinto il campionato e comunque fatto bene. Sì, ma non mi ha mai sentito parlare. No, no, volevo sapere, l'Europa League va bene o si punta direttamente alla Champions League? Allora, vuoi sapere per far bene nella vita cosa devi fare? Devi dimenticare quello che hai fatto e cercare di fare quello che devi ancora fare, perché altrimenti se ti fermi su quello, io potevo essere un allenatore... che arrivavo qua dicevo dai basta, ho vinto 5 campioni, non mi frega niente, oppure guarda, no. Tanto vi do anche un calcio adesso, sì, no. Oppure come ho detto prima è giusto ricordare la vittoria dell'anno scorso del campionato, ma è molto meglio ricordare quando si è retrocessi, perché ripetere gli stessi errori pensando di aver fatto bene, quello ti dà la possibilità di dire ah, io ormai sono arrivato, non vai lontano. Secondo me i grandi personaggi, le grandi persone sono quelle che ricordano sempre dove è sbagliato per non ripetere gli stessi errori. Poi sappiamo che giochiamo un campionato molto importante e forte e sappiamo che c'è da soffrire, sappiamo che è completamente cambiata la mentalità rispetto al modo di pensare dell'anno scorso. Se l'anno scorso si giocava a metà campo avversario, quest'anno sicuramente si giocherà molto la nostra metà campo, di conseguenza ci dà da soffrire e correre di più. Questo è... Sannino, quello che ha fatto prima, non conta più niente. Anzi, mi ricordo sai cosa. Quando ho preso i 5 gol qua, quello sì, è rimasto. Ma lui con la maniera così. Eppure, dato che a Varese, quando sono tornati, no, mi facevano sempre sentire quando tutti facevano quelle cosine così, la musichetta sotto. E allora io penso sempre a quello per capire che il calcio è sempre da lottare, anche quando vedi che... ormai è un campionato già finito, eravamo già qui così, però la vita ti ricorda anche questo e di fare in modo di farlo più bello. Però voglio anche ricordarvi la vita, tutti bisogna ricordare che c'è un andato e un ritorno. Quando si sale bisogna sempre ricordare quelli che incontri, perché poi quando scendi sono sempre le stesse persone che ti aspettano. La vita è questa.
Se nessuno ti ha chiesto di aggiungere niente, quel giorno farei, se comunque volesse mandarmi a quel paese, può anche fare. Anzi, a me mi fa piacere, ma aspettiamo. Beh, vedi, questa è già una cosa che nel calcio italiano, vedi, quando un allenatore o un giocatore, no, viene preso, la prima cosa che c'è la scommessa, quanto dura? Mai una volta che dici, speriamo che arrivi fino alla fine. È la cultura italiana questa, no? E allora aspettiamo. Quando sentirò il primo vaffanculo, mi dirò, sarai te sicuramente. Un vaffanculo sano. Poi, voglio perché affettuoso. Bene, chiudiamo così questo primo appuntamento, mister, in bocca al lupo. No, grazie a voi, grazie a voi. Sei stato molto gentile, grazie.